Allora, ciao, io sono Jonathan e oggi volevo darvi anch'io un consiglio su cose che potete fare in questo periodo di quarantena. E il mio consiglio magari sarà leggermente diverso rispetto a quello che avete già ricevuto da altre persone, ma anche qui da spettacolare, perché non vi parlerò né di serie TV né di film, vi parlerò di qualcosa di magari leggermente meno sottile, che sono i giochi da tavolo. Stare in casa è qualcosa di spettacolare. Attenzione che adesso non sto neanche per fare un elenco di giochi che potete giocare con i vostri parenti qui in casa, fisicamente, però vi parlerò di giochi che potete giocare con i vostri amici usando il telefono e usando il PC. Cosa che sinceramente per me è stata una rivelazione quando l'ho scoperta, quindi devo condividerla assolutamente con voi. Allora partiamo dai consigli di base, nel senso che dovete scegliere una buona applicazione da utilizzare per la comunicazione. Questa è la base, l'ABC. Quindi io vi consiglierei di evitare completamente tutto ciò che è mainstream, nel senso evitate Instagram, evitate Facebook, evitate WhatsApp, che sono chat non soltanto limitate da un punto di vista numerico, ma anche da un punto di vista di qualità video, qualità audio. Il mio consiglio principale va a cadere su Discord. Discord è un'app fantastica che ha più o meno le stesse funzionalità di Skype, semplicemente con qualche funzione in più. La caratteristica principale di Discord è che ti permette di creare un server, che non è altro che una chat estesa, nella quale ti permette di avere molte più persone rispetto a quelle che avresti su qualunque altro servizio. Nel senso, qui stiamo davvero parlando di centinaia di persone che possono entrare in un unico gruppo. Nonostante ovviamente la chat vocale non supporti centinaia di persone, una conversazione a 8, impensabile da qualunque altra parte in maniera così, non lo so come dire, gestita bene, anche da un punto di vista audio, la puoi trovare soltanto su Discord. Quindi fidatevi di me, appena la scaricherete vedrete subito il suo potenziale e ve ne innamorerete. Adesso vi consiglierò appunto i giochi che potete utilizzare su questa piattaforma. In questo caso io vi consiglio il Game Pass di casa Microsoft, che è davvero fantastico, nel senso che a parte offrirvi un centinaio di giochi, vi offre in particolar modo un gioco che è davvero la fine del mondo per quanto riguarda i giochi da tavolo. Io ce l'ho anche in formato fisico, adesso non vado a prendervelo perché sarebbe estremamente lontano, ma è Pandemic. Pandemic è un gioco cooperativo, quindi non ha bisogno di strategie strane, nel senso tra i giocatori, e che consiste nel debellare una pandemia a livello globale. Now, four viruses are quickly spreading across the globe. The situation is critical, but not hopeless. It's up to you to fight back. Assemble your elite team of experts. You have the tools, resources, research centers, and specialists with unique abilities to study these ailments. E come potete capire, in realtà, nel senso, la stessa cosa vale anche per i giochi fisici, nel senso, se avete un'edizione fisica di Pandemic, non ti basterà altro che puntare la telecamera del tuo telefono contro la superficie del tabellone di gioco e, decisione per decisione, muovere ogni omino. In realtà il meccanismo è semplicissimo ed è applicabile a qualunque gioco cooperativo che non preveda delle carte personaggio che i giocatori dovrebbero tenere segrete per sé. Allora, mi vedo in obbligo di informare che se avete preso il pass e avete un Xbox, avete già incluso nel vostro abbonamento Jackbox Party Park 3. Un gioco davvero fantastico che ha all'interno un sacco di minigiochi che hanno la caratteristica di essere giocati tramite il telefono, quindi non importa tu dove sia, l'importante è che una persona streami la schermata del gioco e tramite Google Chrome potrai accedere con il tuo telefono come telecomando al gioco. Questo lo puoi fare fino a 8 giocatori, come giocatori stessi, ma poi il numero di persone che possono vedere questa stream e possono anche votare, quindi interagire con il gioco, è davvero illimitato. Quindi davvero un'esperienza fantastica per chi non ci aveva mai provato. Secondo me 22 euro possono anche valere la spesa come gioco singolo, nel senso che è qualcosa da vedere secondo me, soprattutto se ti piacciono i team party, e anche dal vivo, nel senso quindi anche fuori da questo periodo di quarantena, vi giuro che fa il figurone. Per quanto riguarda invece i fan più hardcore, invece mi vedo in obbligo di nominare comunque Tabletopia. Tabletopia è un'applicazione che potete trovare su Steam gratuitamente, che vi permette di simulare qualunque gioco da tavolo. Ecco, magari questo può essere un pochino più elaborato se non siete abituati ai giochi da tavolo, né magari a usare il PC per giocare. Però una volta che riuscite a superare queste barriere vi assicuro che vi apre un intero mondo, nel senso, non so se conoscete giochi come Secret Hitler, ma il divertimento è davvero assicurato perché hanno tutti i classici, anche quelli contemporanei, praticamente ogni gioco che sia uscito fra il 2002 e il 2012 è incluso dentro il loro catalogo, quindi davvero una selezione gigantesca, tra cui davvero possiamo trovare Terra Mistica, The Cult, Batman The Animation Game, il gioco da tavolo.
e tanti altri assolutamente. A parte comunque questi giochi, comunque il trucco sta proprio nel semplicemente usare la propria immaginazione per cercare di capire che cosa puoi giocare, che cosa non puoi giocare tramite il telefono o il PC. Una volta che entri in queste meccaniche troverai sempre qualcosa di nuovo che puoi provare a riportare dentro il sistema mobile, e fidatevi anche tante cose, nel senso stupide come magari il gioco del post-it, quello in cui vi date un nome e gli altri devono indovinare che cos'è, possono risultare estremamente divertenti anche tramite webcam. Also, dann muss ich King Kong sein. Ah! In sostanza quello che vi consiglio è comunque di cercare di ingegnarvi un po' per trasformare un po' quelle serate che adesso si passano in videoconferenza, magari a parlare per 2 ore a vuoto, in, non lo so, delle esperienze che possano essere divertenti per tutti e ci possono un po' riportare quelli che erano i nostri hobby dei vecchi tempi.